Abbia. Grazie Presidente. La riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio Superiore della Magistratura era una riforma ineludibile per una ragione imminente, che è la scadenza del Consiglio Superiore attualmente in carica e che dovrà rinnovare con le proprie elezioni nel mese di luglio, ma anche per accompagnare, per stare a fianco della magistratura in questo percorso di rinnovamento e pieno recupero della fiducia e della credibilità su cui ancora pochi giorni fa il Presidente della Repubblica ha fatto un richiamo importante nel suo messaggio alle Camere. Sia chiaro, questo percorso di rinnovamento è innanzitutto un percorso che ha a che fare con l'attitudine personale delle persone, lo diceva la Corte Costituzionale, una forma mentale, un costume, una coscienza, ma norme più adeguate e più rigorose possono sostenere la magistratura in questo percorso. Questa riforma era dovuta dunque innanzitutto ai tantissimi magistrati che lavorano quotidianamente, silenziosamente, fuori da ogni esposizione di ogni genere, e lo dobbiamo ai cittadini che hanno diritto di recuperare una piena fiducia nella nostra magistratura. Ricordo solo brevemente alcuni dei principali contenuti degli interventi, degli emendamenti del Governo, che sono ampi e numerosi. Si è messo mano alla riforma del sistema elettorale, si è riscritto il capitolo delle cosiddette porte girevoli, cioè la situazione dei magistrati che assumono un incarico politico, si è modificato in modo incisivo le modalità di nomina all'interno del CSM dei vertici apicali per evitare le cosiddette nomine a pacchetto, laddove si potevano creare degli accordi non virtuosi tra i vari gruppi presenti nel CSM, e poi anche altri temi meno mediaticamente dibattuti ma non meno importanti, per esempio le valutazioni di professionalità, c'è un'inclusione anche della componente dell'avvocatura in questi percorsi, la disciplina dei magistrati fuori ruolo, il concorso per l'accesso alla magistratura e molto altro. Mi fermerei qui, Presidente.